Lanzio Lavinio per dimenticare in fretta la sfortunata trasferta di Podgora. La Visfondi per dare continuità al suo buon momento dopo il successo casalingo contro la Città di Cisterna. Stati d'animo diversi, ma stesso identico obiettivo per entrambe: conquistare 3 punti. Dal campo sportivo Nico Della Bella di Anzio, un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Sono in grado di poter far male. Adesso perde il pallone in maniera molto ingenua la formazione della Visfondi. Pericolo che viene sventato da Luca Napolitano. C'è adesso una buona chance per la squadra di casa, tergiversa forse un po' troppo il numero 7 De Marco e poi c'è stato il gol di Clavari. Visfondi che ancora non è riuscita a creare dei pericoli effettivi alla porta dell'Anzio Lavinio, riesce in questo momento, tiro che viene ribattuto e poi il gol da parte di Triolo. Clavari dall'altra parte, adesso la partita ha molto più ritmo, il tiro in porta, colpo sicuro di De Marco, perde il pallone Musilli che poi si impegna per recuperarlo, attenzione perché qui può essere letale la formazione fondana, si chiude l'1-2 perfetto fra Triolo e Cataldi. Apicella riesce a rimediare alla precedente disattenzione, tiro in porta, deviazione sfortunatissima da parte di un difensore della Visfondi, Musilli, attenzione perché qui si fa trovare impreparata la formazione della Visfondi, ha segnato con un perfetto diagonale De Marco, è fortunato Cataldi che rischia moltissimo, alla fine perde banalmente la sfera, vediamo se riesce a trafiggerlo De Marco che cade per terra e adesso c'è una grande chance, Simone Moncada che può dare al proprio compagno di squadra, incredibile errore da parte di Cencioni e adesso dunque arriva il calcio di punizione con Triolo, tiro di Triolo che sbaglia, trasmesso il pallone a Musilli, 1-2 che si chiude, Musilli, il tiro di Musilli, meravigliosa azione, spettacolare da parte dell'Anzio Lavinio, Daniele Moncada rischia in questo caso, poi forse subisce fallo, si prosegue, il destro improvviso che era stato esploso da Cataldi, De Marco, altra splendida combinazione, palo colpito da De Marco, sfortunato in questa circostanza. Ripartenza con Carmine Napolitano che cade a terra, si prosegue, occasione ancora una volta sui piedi di De Marco, all'ultimo da parte di Triolo, 1-2 e gol, Lazio Lavinio riesce a punire, a castigare la retroguardia della Visfondi con De Marco, 5-2 da parte Simone Moncada che rientra e poi serve De Marco, tiro di De Marco e salvataggio praticamente un metro avanti alla linea di porta, non è finita però perché Simone Moncada insiste nella sua azione personale e con questo diagonale riesce a segnare il gol del 6-2 per i due giocatori della Visfondi, adesso 2-1, nessun fischio da parte del direttore di gara e qui riesce a segnare il 7-2 Simone Moncada che poi va a sradicare questo pallone e prova Simone Moncada che è riuscito a segnare un gran bel gol, si occupa di questo tiro libero Ruggeri, tiro di Ruggeri e gol, ancora una pressione, un forcing da parte di Lazio Lavinio che davvero non è per nulla stanca e soprattutto non è stanco Simone Moncada che continua a tirare da ogni zona del campo e poi miracolo da parte di Rosati, che bel intervento da parte di Rosati. Adesso c'è Peppe che effettua questa rimessa laterale ma la partita è finita, Lanzio Lavinio ha dunque conquistato i 3 punti vincendo per 8-3 contro la Visfondi e dunque riesce a far dimenticare il brutto passo falso di domenica scorsa contro la Real Podgora ed è tutto, da Enrico Pasquali Coluzzi, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con il calcio a 5.